Carissimi amici, una buona giornata a tutti. Per la snarbata quotidiana andremo ad utilizzare De Vergouldand, questo sapone olandese che a me piace molto perché è un sapone duro, un hard soap che ha un sentore di pulito, di profumato, di panni di bucato, ecco, di bucato fresco. E quindi mi fa piacere ogni tanto utilizzarlo. Quindi lo riempiamo con un po' di acqua calda per ammorbidirlo e nel frattempo andiamo a risciacquare il viso. Ci facciamo aiutare anche da un po' di prep di prebarba che ha sempre bene una barba di 3 giorni. Molto fresca questa preppa. Quindi nel frattempo andiamo anche ad armare il nostro rasoio. Edwin Jaeger, che appunto armeremo con queste lamette Euromax. E quindi allora andiamo a svitare Euromax, che made in India, platinum coated, quindi sono lamette rivestite. È già utilizzato in precedenza, però l'altra volta, se non ricordo male, le utilizzai con il parquet. Eccole qui, oggi le utilizziamo con l'Edwin Jaeger. Che succede? Ecco. Ecco qui, Edwin Jaeger più Euromax. E iniziamo il nostro prelievo. Ecco qua. E qui si sprigiona proprio un senso di pulito, di freschezza. A me piace molto. Certo, forse è più adatta per la primavera e estate, non per l'inverno, però tutto sommato non è mentolata, quindi anche d'inverno è piacevole e dà appunto proprio un senso di freschezza. Monta anche bene. Andiamo un po' ad idratare. Mi piace molto come sapone.
lavora bene, fresco, piacevole. Ecco. Andiamo con Edwin Jaeger più Euromax. Dire un'ottima sensazione di scorrevolezza, beh, diciamo che pre-barba più un buon sapone, ma anche la lametta la sento molto efficace e non aggressiva. Ecco che prima passata e andiamo a risciacquare. Che ci sia bisogno di un altro po' di sapone, quindi andiamo a prelevare.
andiamo ad idratare. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qui. Molto bene. Allora, è andata bene. Ottima accoppiata. Helvin Jagger e Euromax. Allora, andiamo a risciacquare. Un bruciore, ottimo, ottima protezione. Allora andiamo a sciacquare la ciotolina del sapone. Ci lasceremo un poco asciugare prima di richiudere. Il pennellino, risciacquiamo anche il viso.
ottima sbarbata, fresca, senza irritazioni. Questo Dever Guldan per me è davvero uno dei migliori saponi, eh? Non è molto diffuso, almeno in Italia non è molto, non è uno tra i più utilizzati, eh? Però devo dire che è piacevole, dà un senso di freschezza, un senso, non so, di pulizia. E quindi un dopo barba fresco a questo punto, il Malizia Uomo al Vetiver. Che andiamo a applicare in maniera abbondante. Altro prodotto, questo Malizia Uomo Vetiver, economicissimo ma fresco, piacevole. E quindi abbiamo fatto una bella sbarbata economica e che piacevole, senza irritazioni. Va benissimo, allora per questa sbarbata di oggi è tutto e ci vediamo ad un prossimo video.